Ciao a tutte e a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Premetto, io di solito non faccio TBR perché mi risulta difficile seguirle, però faccio un'eccezione per questo mese, poi vedremo come andrà avanti perché ho notato negli ultimi tempi che grazie ad alcuni gruppi di lettura, sia che seguo, sia che delle persone che seguono il canale che partecipano al mio, sono riuscita a stabilire un po' più in modo fisso le mie letture. Quindi ho detto perché no, proviamo a stilare una TBR per novembre e vedremo come va. Direi bene perché sono già ben avviata, almeno c'ho delle letture o delle letture che sono già fisse e quindi andiamo subito a parlarne. Intanto ditemi se anche voi le fate queste TBR, se vi mettete una piletta di libri lì sul... Oh, c'è qualche canale selvaggio lo chiama il comodino forse, e Claudia la chiama proprio la piletta, e quindi non so io come chiamarla, diciamo che sono la mia lista, ecco la lista, Margherita's List, facciamo così. Allora... Vediamo un po', di una sono già certo perché l'ho quasi finita ed è Less di Andrew Sean Green. Ve ne parlerò poi diffusamente nel wrap-up, l'ho letto con un'amica del canale Alice che pur non avendo nessun canale abbiamo commentato insieme attraverso Telegram la nostra lettura, il progredire della lettura, ci siamo trovati d'accordo su molte cose, quindi ho trovato un altro modo simpatico di leggere in compagnia, pur non conoscendoci, pur a distanza, è stato molto simpatico. Quindi Less, vi dirò, premio Pulitzer 2018. Vi dirò, ho diverse considerazioni da fare su questo libro, ma non in questa sede. Comunque è agli sgoccioli, è agli sgoccioli. Poi inizierò subito, direi, aspettate un attimo, che ecco. Direi che inizierò subito questo. Io non mi chiamo Miriam. Penso di averne sentito parlare, se non mi sbaglio, sul canale di Martina, che l'ha trovato molto molto bello. E vi dico che lo leggo subito perché è un prestito di una mia amica e non è che posso tenerlo per mesi e mesi. E quindi ho subito intrapreso e iniziato a leggerlo per poi appunto restituirle in tempi umani e prima che morte non ci separi, ecco, per essere allegri. Va bene, mi incuriosisce molto, è la storia di una donna che è arrivata all'85esimo compleanno, svela che lei non è quella che tutti pensavano che fosse. Ecco, questo è quello che sono riuscita a capire leggendo le Alloce qui e quello che un po' mi ha detto la mia amica. Quindi sono molto curiosa, penso che sarà una lettura coinvolgente e affascinante, quindi questa, abbastanza sicura anche di leggere questo. Poi, sicurissima invece, sicurissima di leggere Gli Aquiloni. Ecco, questo video è anche lo spunto per dirvi che il libro prescelto per il gruppo di lettura, il libro prescelto è appunto Gli Aquiloni di Romain Gary. È un autore che io amo moltissimo, del quale ho già letto tre libri, ho letto La vita davanti a sé, ho letto L'educazione europea e ho letto La promessa dell'alba. Tutti e tre straordinari, tutti e tre bellissimi e quindi l'aspettativa è molto alta anche per questo. Quindi se volete unirvi al gruppo di lettura, qui sotto troverete il link per accedere al gruppo Telegram. Se invece non volete il gruppo Telegram, alla fine del mese comunque ci sarà la diretta sul canale durante la quale
tutti insieme commenteremo questa nostra lettura. Quindi molto sicura di leggerlo, assolutamente, e molto ansiosa di farlo. L'ho anche messo nella sfida allo scaffale, l'ho comprato da tempo, è da tempo che ho voglia di leggerlo e non ha mai trovato il suo momento perché c'erano altre letture sempre che pressavano e che bussavano alla porta. Un altro libro che sono abbastanza sicura di leggere, anzi, sicura perché fino adesso non ne ho saltato uno e non ce l'ho con me perché penso che lo prenderò in biblioteca oppure se non ce l'hanno lo acquisterò ed è Aspettando Godot, sempre per il gruppo di lettura di Martina di Mind the Books che ha fatto un percorso, un meraviglioso percorso teatrale. E sulla letteratura teatrale quest'anno e quindi siamo arrivati al teatro contemporaneo e in special modo al teatro dell'assurdo con questo titolo e quindi non me lo perdo. L'ho già letto in tempi molto molto lontani, penso che forse andavo ancora a scuola, sì, forse alle superiori, sì, devo averlo letto lì. Oppure poco dopo e l'ho visto a teatro, ne conservo un bellissimo ricordo sia della rappresentazione teatrale sia della lettura che mi aveva divertito moltissimo e nel gruppo di lettura che ho seguito, l'ultimo di Martina, che abbiamo parlato appunto di questa nostra prossima lettura, ho detto che io durante la rappresentazione ho visto persone che se ne andavano, proprio perché siamo nel teatro così, appunto, che si chiama dell'assurdo, proprio così, perché a volte frasi concatenate, non concatenate tra di loro, risposte date a caso tra un personaggio e l'altro, quindi è veramente da aspettarsi un fuochi d'artificio di fantasia e di creatività da parte dell'autore che l'ha scritto, veramente. Ma a me era piaciuto già allora, quando non avevo nella preparazione, ma come se adesso ce l'avessi, non è che io adesso abbia una preparazione tanto più speciale, però da come l'aveva presentato la professoressa mi aveva talmente affascinato e mi aveva tanto incuriosito che l'avevo subito letto e mi era piaciuto tanto. Se mi rimarrà uno scampolino di tempo almeno per iniziare, mi piacerebbe leggere questo, Una volta l'Argentina di Andrés Neumann. Questo è un libro che ho da tanto tempo e anche questo da tanto tempo voglia di leggere, una storia argentina e quindi sapete, chi segue il canale lo sa, io sono particolarmente affezionata all'Argentina, quindi vedendo Argentina nel titolo già non ho resistito, sono molto molto incuriosita e quindi vediamo perché faranno così male, fanno male quando tornano. Non sarà che guariscono solo nel momento in cui tornano e allora capiamo che ci facevano male da tanto i ricordi? So che ci viaggiano dentro, siamo i loro passeggeri. Posso contare su una lettera, una memoria pavida, una lettera della nonna, bianche le pagine con i righi leggermente azzurrini. È bianca pure lei, la memoria pavida è la mia, benché non appartenga solo a me. Il suo timore è quello di sempre, di svanire prima di aver parlato. Mi preparo a viaggiare a ritroso. Tutto diverrà più veloce nel frattempo. Parlano di addirittura Roberto Bolaño parla di un Andrés Neumann toccato dalla grazia. Vedremo, quindi immaginatevi che gli ingredienti per piacermi ci sono tutti gli ingredienti per aver voglia di leggere anche. Quindi spero proprio di riuscire a inserirlo. Ecco, questo è l'unico titolo che non sono certa di leggere questo mese, ma se troverò il tempo cercherò di inserirlo. L'avevo anche messo in una lista di libri che volevo leggere entro l'anno, quindi ragione in più per cercare di riuscirci. Bene, questo video molto breve, però spero che vi abbia fatto piacere, un extra che non sempre riesco a proporvi a metà settimana, quindi spero di avervi fatto cosa gradita e spero che abbiate gradito le mie scelte e ci diamo appuntamento a sabato per il video invece consueto.
Vi saluto, ciao a tutte e ciao a tutti.